podcast di La Venta. Parole dal buio. Esplorazioni e storie in mondi lontani. Benvenuti a tutti a una nuova puntata dei podcast di La Venta. Io sono Tommaso Sant'Agata e faccio parte dell'associazione da poco più di 6 anni. Come invece c'è Gaetano Boldrini, che è uno dei soci fondatori dell'associazione e speleologo romano. In questa puntata cercheremo di ripercorrere insieme a lui quella che è stata un po' la storia della nostra associazione e in qualche modo forse possiamo dire anche una parte di storia anche della speleologia italiana. Intanto Gaetano, benvenuto. Ciao Tommaso, ciao a tutti. Gaetano, già nei primi anni di attività La Venta riesce subito a distinguersi per le ricerche e le attività di documentazione in diverse aree del nostro pianeta. Siamo negli anni 90 e sicuramente il modo di organizzare spedizioni all'estero era molto diverso rispetto al mondo di oggi. E negli ultimi anni hai continuato a prendere parte a molti dei progetti dell'associazione, tra cui Palawan, Patagonia, Iran. E quindi come pensi sia cambiato il modo di fare spedizioni speleologiche all'estero da allora rispetto ad oggi? Guarda, il modo è sicuramente cambiato, anche se gli interpreti, bene o male, sono quelli. Io farei anche un passo indietro rispetto agli anni 90, perché in realtà tutto nasce negli anni 80, addirittura nel 1981, con la nostra partecipazione al Circolo Speleologico Romano e con il Circolo Speleologico Romano, e quindi con alcuni esponenti del Circolo come Maurizio Monteleone, Gambari, Norza. Abbiamo iniziato la nostra avventura proprio in Messico, nella selva del Mercatito, in Chiapas. E devo dire che il modo di andare in spedizione era veramente improvvisato, cioè totalmente. Io posso dire che veramente ci siamo non inventati le spedizioni in Messico, cioè le spedizioni negli altri paesi, perché quelle ci sono sempre state, ma ci siamo inventati il nostro modo di andare. Voi immaginati un dei 5 ragazzini, perché eravamo, io avevo 22 anni, Tullio 23, cioè eravamo tra i 22 e i 23 anni, che vengono convocati una sera, mi ricordo, se posso permettere di fare qualche aneddoto, perché sennò poi diventa, no, un riepilogo sterile. Veniamo convocati una sera da Valerio Sbordoni, alla sede del Circolo Speleologico Romano, Valerio Sbordoni, noto biologo, e ci fa vedere una diapositiva, a quel tempo c'erano le diapositive, no? Cioè, ci fa vedere la diapositiva del Sodano della Lucia, cioè un bucone in mezzo alla giungla di profondo 350 metri, più o meno largo 200. Dice, ecco, noi dobbiamo andare qua. Questa è la giungla del Mercatito, gli alberi che voi vedete sono in fondo al buco, sono alti 30-40 metri. Dice, ci vediamo intorno al 27 novembre all'hotel Bonampak, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Stop. Questa è stata l'organizzazione. Ma immaginatevi ragazzini di 22-23 anni che avevano letto Tex, quindi sapevano qualche cosa di spagnolo, no? Hanno messo insieme Puxa Vida, hasta la vista, no, suerte, mettono dentro uno zaino unico, perché a quel tempo non c'erano extracarichi, accordi con le compagnie, no? Quindi in un unico zaino c'era roba da grotta, roba da rilievo, roba personale per dormire, cioè compattato tutto lì dentro e si parte. Arriviamo a Città del Messico, questi 5 sbandati, e lì si inventano letteralmente il Messico, cioè non sapevamo nulla, ma ancora mi ricordo la faccia mia attaccata all'oblò a vedere questa distesa di luci immensa che la Città del Messico, mi si è stretto il cuore, ho detto, ma dove andiamo qui? No? E ricordo anche una cosa
carina per dire che ci siamo inventati veramente, cioè abbiamo scoperto come ci si muoveva a Città del Messico, no? Per esempio. Allora, sapevamo che bisognava premunirsi contro i serpenti. Allora, dovevamo andare a comprare i sieri antiofidici. E abbiamo capito che li vendevano solo ed esclusivamente in un posto a Città del Messico. Per cui, quando siamo arrivati la sera, siamo andati a dormire in un albergaccio a Avenida Cinco de Mayo, alla posada Cinco de Mayo. E la mattina dovevamo andare in questo posto, dove probabilmente ci avrebbero venduto i sieri antiofidici. Capiamo che questo posto sta a Insurgentes Sur 1125, Avenida Insurgentes. Dico, vabbè, prendiamo un taxi e facciamoci portare. Dice, no, fa Monteleone. Eravamo io e lui che dovevamo andare là, gli altri dovevano fare altre cose. E dice, che sei matto, non abbiamo una lira. Prendiamo la metropolitana, con la metropolitana si va dappertutto. Dico, vabbè, prendiamo la metropolitana. Errore madornale. Siamo scesi alla fermata Avenida, Insurgentes, senza sapere nulla. Nel senso, noi siamo usciti, erano le 10:30 della mattina, un caldo senza precedenti, un'umidità proprio mostruosa, e incominciamo a camminare cercando questo 1125. Dopo chilometri e dopo praticamente tre quarti d'ora eravamo arrivati al 47. Dico, porca miseria, ma qui c'è qualcosa che non va. Da inesperti di Città del Messico e del mondo in generale, non sapevamo che Insurgentes si divide in Insurgentes Sur e Insurgentes Norte, e cioè è la strada dritta, larga si sa quanti centinaia di metri, ma dritta senza una curva, che attraversa Città del Messico. Sono tipo 30-35 chilometri di strada, cioè una cosa, e noi la volevamo fare a piedi sotto il sole perché non lo sapevamo che, ecco. Lì, disperati, abbiamo preso un tassì e siamo andati a prendere i sieri antiofidici. Ecco, questo intendo come quando dico che abbiamo veramente iniziato da zero, sotto zero. Che mentire nella sierra. E siamo arrivati lì, abbiamo capito che per arrivare giù in Chiapas forse era meglio prendere un treno. Abbiamo preso un treno. Ci ha messo 12 ore per fare 500 chilometri, una cosa allucinante, fino a Oaxaca. Lì abbiamo affittato una macchina. Insomma, non si sa come questi cinque sbandati sono arrivati all'hotel Bonampak Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, e abbiamo incontrato Valerio Sbordoni e altri tre biologi che ci hanno accolti con le cavallette dentro i taschini, ci buttavano i ragni nei sacchi a pelo. No, questo è stato il saluto. E lì siamo andati in grotta. Anzi, in grotta, siamo andati in giungla. In giungla, nell'81, avevamo la camicia bottonata perché sapevamo due cose importanti: attenti ai serpenti, no? E attenti alle zanzare. Per cui, basta. Per cui, macete, abbiamo comprato quello che potevamo comprare da Tuxtla Gutiérrez, e a quel tempo c'era ben poco da comprare in Messico, veramente poco. E lì abbiamo capito, abbiamo sperimentato sulla nostra pelle che significa andare in giungla, che significa andare in paesi dove ti devi mettere a contatto con altre popolazioni, altre culture, no? E quindi, e questo è tutto un altro aspetto, cioè il rapporto con il paese ospitante, con i villaggi, perché poi noi siamo stati ospiti in villaggi, e quindi come arrivavamo, come ci rapportavamo, questo è tutto un altro discorso, che fa parte di tutta un'altra storia legata alle spedizioni. Però noi stavamo lì con la bandana in testa, il macete in mano e in mezzo alla giungla. Io ero Yanez de Gomera, Tremal Nike, stavamo vivendo a 22 anni quello che avevamo letto fino adesso nei libri, nei fumetti. Dico, cacchio, ma vedi dove stiamo? Oh.
Eppure abbiamo tirato fuori chilometri di grotta, chilometri di esperienze, di emozioni. Abbiamo capito, per esempio, che non bisogna mai comprare il pesce salato, secco, perché è facile da portare, molto leggero, nutriente, ma estremamente salato, appunto, come dice il nome, pesce salato. E in una giungla carsica, dove l'acqua non c'è se non trovi una grotta, e comincia ad essere problematico mangiarsi alla sera il pesce salato e non bere. Capisci? Cioè, io mi ricordo che ho bevuto, non mi ricordo se in quell'occasione oppure, perché poi ne abbiamo fatto l'81, l'82, l'84 e l'86. Ed erano spedizioni lunghe, tra l'altro. Avevamo la possibilità di abbandonare quella specie di lavoro che avevamo, gli studi, e stare un mese, due mesi addirittura in Messico. Tornavo che ero una pezza da piedi proprio, una mappina, come dico per napoletani. E quindi non mi ricordo adesso in quale, ma io ho bevuto per 5 giorni, ho bevuto 1,5 litri di acqua al giorno, in un ambiente con un'umidità pazzesca, dove come minimo ne devi bere 5-6, no? E quindi sulla nostra pelle abbiamo capito come si va in quei posti, no? Che bisogna chiedere il permesso per entrare, bussare molto delicatamente e sperare che tutto vada bene. Come per esempio un'altra bella storia che mi piacerebbe raccontare è che in quell'occasione non basta avere paura dei serpenti, no? E quindi leggersi tutti i trucchi delle cose. Devi avere paura anche di un animaletto che si chiama, che loro chiamano il tigre, cioè il giaguaro, che è una bestia lunga 3 metri, alta 1,5 metri, cioè una cosa brutta, che tu non vedi, ma lui ti vede. E mi ricordo che un giorno stavamo ormai camminando già da 3-4 giorni in giungla, macetando, quindi andando avanti, segnando il sentiero, e la nostra guida, che poi guida era semplicemente Don Ramiro, che era uno che viveva in giungla da sempre, lui raccoglieva il barbasco, che è una radice con cui ci fanno delle pietricine, dei profumi, non so manco mi ricordo. Lo chiamavano il tigre, quelli del posto, perché lui viveva in giungla praticamente sempre, sapeva come muoversi. Noi gli dicevamo dove andare, ma lui ci diceva ok. Mi ricordo un giorno che abbiamo detto ok, andiamo di là, e lui è partito per la parte opposta. Ho detto scusa, ma ti ho detto di andare di là? E lui dice sì, ma per arrivare là bisogna passare da quest'altra parte. Ho fatto vabbè. E quindi ci fidavamo, insomma. A un certo punto lo vedevamo un po' nervoso un giorno, un po' nervoso 2 giorni, la notte non avevamo tende, ovviamente, perché le tende pesano, e si dormiva all'aperto, si faceva il fuoco, e lo vedevamo nervoso la notte con la piletta che scrutava il coso. A un certo punto, il giorno dopo, gli faccio ma perché sei un po' così nervoso? E lui alla fine dice guarda, il tigre ci sta seguendo da 3 giorni, e ogni sera fa il giro intorno all'accampamento e stringe ogni sera il cerchio, diciamo, perché non ci conosce a noi come animali, quindi ci sta studiando. Dice, vedi, ci ha portato 150-200 metri, perché poi di solito la notte è piovigina, no? E c'erano sul sentiero le orme del tigre, cioè le sveglie larghe 20 centimetri, no? E i graffi sugli alberi. Dice lui ci sta seguendo, in questo momento ci sta guardando. Fatto, beh, mi fa piacere che ce l'hai detto, perché almeno, insomma, mi guardo le spalle, anche se decidi di attaccare non serve. E detto questo, dice speriamo che raggiungiamo presto la grotta, tipo un giorno, perché ogni notte potrebbe essere la notte che ci attacca. Figurati, io la notte non ho dormito, non ho chiuso un occhio, sembravo un gufo, avevo 2 occhi grossi così. E la notte stessa, adesso, io non è che ho visto il tigre, ho sentito, di notte c'è, nella giungla c'è un rumore che fa paura, no? E ho visto questa ombra enorme, poi se era un tigre o era un tapiro, io non lo so, però una bestia enorme che stava al limite della luce del falò, insomma, del fuoco, no? Fin dove arrivava, con 2 occhi gialli che ci guardava, io l'ho vista. Eccolo lì, insomma, queste 2 piccole cose per dire che
All'inizio vai, siamo vivi per miracolo quasi, però capisci che quando torni in quei posti o posti simili a quello, forse ti devi organizzare un po' meglio, cioè devi capire che le cose non vanno proprio così. L'acqua, per esempio, abbiamo capito a nostre spese che è fondamentale. Quindi, tornando alla tua domanda, sono cambiate il modo di fare spedizioni? Sì, è cambiato tantissimo, perché poi ci sono delle tappe che hanno contrassegnato il nostro modo prima di proprio di fondare la venta e poi nella venta. Una cosa è rimasta per molti di noi, e cioè il modo di andare, cioè lo spirito con cui si va. Le spedizioni, il modo di andare in spedizione sicuramente è cambiato. I protagonisti, quelli vecchi di una volta, quelli che l'hanno fondata e poi hanno per tanti, tanti, tanti altri che hanno percorso con noi in tutti questi anni, molti non sono cambiati, alcuni sì, ma essenzialmente lo spirito della venta, questo è rimasto sempre quello. Il modo di andare, quindi poi magari ne parliamo più in là, magari. Sì, infatti nella prossima domanda volevo collegarmi un po' a quello che è anche lo spirito dell'associazione, perché uno degli aspetti che ha sempre caratterizzato appunto lo spirito della venta è il fatto di realizzare spesso non singole spedizioni, ma progetti costruiti in modo da durare nel tempo e che vengono portati avanti spesso grazie alle amicizie e alle collaborazioni con le comunità locali. E oggi magari non è più raro come una volta trovare speleologi anche nelle aree più remote del mondo. E quindi quanto pensi che sia stato appunto importante, forse a volte anche difficile mantenere questo spirito, soprattutto nei primi anni? Ad esempio, quali sono state le difficoltà che avete incontrato nell'approccio con comunità locali e durante le prime spedizioni? Guarda, devo dire che non è stato difficile mantenere questo approccio, perché questo approccio ci viene naturale, cioè il rispetto assoluto per le popolazioni locali, il rispetto per le loro modi di vivere, le loro usanze, le loro tradizioni. Come dicevo prima, bussare, non solo si bussa per entrare in grotta, non ci si va perché si è forti, bisogna chiedere il permesso. Per entrare in grotta bisogna avere il permesso per entrare in giungla o in qualsiasi altro posto. Non siamo mai stati conquistatori, no? Quelli che vanno, esplorano e se ne vanno, come ahimè vedo spesso in altre spedizioni. Quelli arrivano, cercano di fare la grotta più profonda, chilometri di cose, vanno via e lì finisce la faccenda. No, noi siamo sempre andati con uno spirito, che è quello di uno, massima collaborazione con le istituzioni locali e la gente del luogo. Abbiamo sempre chiesto permessi per quando arrivavamo, permessi per entrare. C'è sempre stato uno scambio di regali, di cultura, in modo proprio amichevole, amicale di rapportarsi a loro. Ma soprattutto quello che ci ha sempre contraddistinto sono state due cose. Uno, che noi facciamo progetti, andiamo lì per cercare di capire un complesso di gioco. E per fare questo ci servono due, tre, quattro, cinque spedizioni, quelle che sono. In Messico è stato l'inizio di tutto e continua ad essere il filo conduttore di tutta la nostra cosa. Abbiamo non so quante mila spedizioni in Messico, ma in tanti altri paesi del mondo. In Iran, per esempio, quest'anno ci è saltata la terza spedizione consecutiva, perché dovevamo mettere il punto su qualche cosa. E per fare questo, ci agganciamo alle istituzioni locali, chiediamo l'appoggio delle istituzioni locali, chiediamo l'appoggio dei locali. Non a caso abbiamo fondato proprio dei gruppi speleologici in Messico, per esempio. Facciamo dei corsi di soccorso. Proprio gli insegniamo ad andare in grotta, perché quelli sono i loro posti. Questo è fondamentale della venta. Il territorio è il vostro, le grotte sono vostre, accompagnateci a noi in modo che poi voi potete continuare il lavoro. Per quanto riguarda le popolazioni locali, la cosa è un po' più complessa, perché poi ci si scontra veramente
con la diffidenza, con le culture, con la religione, ci hanno paura che andiamo lì e quindi è un po' più complicato mettersi, però poi alla fine ce la facciamo sempre e sempre comunque possiamo ritornare perché il nostro rapporto è molto, molto stretto. Per esempio, mi ricordo quando siamo andati per la prima volta in Asia centrale, in Uzbekistan, in Tagikistan, famosa Samarkand 89. Abbiamo commesso un errore, però è stato neanche un errore, è stata una cosa normale. Dovevamo assolutamente fare così. Era una spedizione congiunta russa e italiana. Abbiamo demandato a loro l'organizzazione alimentare della spedizione. Sono tornato con la cirrosi, proprio lo stomaco devastato. Mi hanno fatto mangiare per un mese a 4.000 metri cipolla cruda, lardo, rancico, perché ci avevano portati dei quarti di bue del lardo che poi mettevamo a conservare nei nevai che trovavamo, e cipolla, lardo, dei tocchettini di pane abbrustoliti, sacchi e sacchi e sacchi di tocchettini di pane abbrustoliti, e delle scatolette di carne che datavano 1958. Poi carne, perché c'era scritto, loro dicevano che era carne, ma io ho ancora dei grossi dubbi. Un mese di questa alimentazione. Sono tornato a casa che volevo mangiare le zampe del tavolino, quasi proprio. Invece abbiamo imparato anche da quello che l'organizzazione alimentare è qualcosa che dobbiamo fare noi, che spetta a noi e che è importante dosare e calibrare il tipo di alimentazione. Adesso, senza fare troppi sofisticati, però devi capire che quando c'hai tanto dispendio di energie, devi immettere qualche cosa, non ti dico di sano, ma quantomeno vicino al sano. Ecco. Però l'abbiamo, come dicevo prima, l'abbiamo scoperto piano piano, piano piano, piano piano, abbiamo settato le cose. Adesso mangiamo magari liofilizzati, cose tutte così, però cose carucce, ecco. Tutto qua. Gaetano, in alcuni casi durante questi anni però non è stato possibile portare avanti alcuni progetti, mi viene in mente ad esempio Samarkand o Myanmar, vuoi parlarci di questi di spedizioni fatte nell'ambito di questi progetti che negli ultimi anni poi non sono stati portati avanti? Guarda, come ti ho detto, noi dobbiamo portare avanti dei progetti, cioè andare più volte nei posti fino a che non riusciamo a concludere quello che vogliamo fare. Alcune volte questo non succede, per una serie di motivi complicati adesso da spiegare, che vanno da motivi politici a motivi di incastri di tempi e modi. Quindi, per esempio, Myanmar è un paese molto complicato da un punto di vista politico e quindi organizzativo. Per entrare bisogna chiedere permessi, bisogna sapere dove, a chi chiedergli, perché, in quale modo, bisogna essere invitati, bisogna essere appoggiati e se, sempre per ragioni di equilibri politici o anche non politici, cioè semplicemente perché spariscono determinati contatti, perché non lavorano più lì o perché diventa complesso, complicato tornarci, cioè non si riesce, bisogna ricominciare tutto da capo e in molti paesi è difficile anche semplicemente arrivare lì da turisti. Myanmar è uno di questi. Myanmar è un posto che mi è rimasto nel cuore, ci è rimasto nel cuore, per una serie di motivi, a parte di una bellezza stratosferica, ma la gente è fantastica. Gente, lo chiamano il popolo del sorriso, è un popolo bellissimo. Abbiamo avuto un rapporto, fantastico, per esempio, quando siamo arrivati al paese di Poesino, in montagna di Pinton. E pensa questa gente, loro non si possono muovere dal paese, o possono fare pochi chilometri al di fuori del paese per questioni proprio politiche. Per cui loro si sono visti arrivare 6-7
personaggi bianchi, no? Che non avevano mai visto in vita loro, non noi, non avevano proprio mai visto persone al di fuori del loro villaggio, al di fuori della loro etnia, con una marea di zaini trainati da questi buoi incredibili che ci hanno loro, che sono entrati nel villaggio. Tu immaginati la scena, noi che attraversiamo il villaggio, chiaramente accompagnati dalla guida, e le donne con i bambini sulla schiena, no, che pestavano il riso, oppure che zappettavano, davano da mangiare alle galline, che ci guardavano e sorridevano, e ci sorridevano e ci salutavano. È come se tu, a un certo punto, arrivano i marziani e tu gli fai ciao, gli sorridi. No? Questa era la scena. E ci mettono a dormire, veniamo ospitati nel monastero del paese, che stava in cima al Cucuzzolo, quel paese, il villaggio in montagna, paese. E questo monaco, senza dire una parola, ci fa mette le stuoie sotto i Buddha, c'erano tutte le statue del Buddha, no? Poi monastero è semplicemente un casone rettangolare dove dentro c'erano i Buddha, insomma, ecco, questo è il monastero. E la guida dice due parole e prepara il tè. La guida ci dice, guarda, potete dormire qui, potete fare quello che vi pare, l'importante è che non vi sdraiate mai con i piedi rivolti al Buddha. Questa era l'unica imposizione che ci aveva fatto. Per il resto, noi abbiamo dormito, mangiato, cucinato, steso i panni, rimesso a posto le attrezzature, tutto all'interno del monastero. Lui ogni tanto arrivava, tutto pelato, con la tonaca, no? Ci preparava un teuccio, ci sorrideva e poi se ne andava. Ma la cosa meravigliosa, e qui mi riaggancio al fatto del rapporto con le persone, noi tornavamo la sera sfatti, no? Da una giornata di esplorazioni, di macetate in mezzo a queste montagne, mentre stavamo mangiando, mi ricordo la prima sera che si apre il portone di questo monastero e in assoluto silenzio incominciano a sciamare dentro, incomincia a sciamare tutta la gente del villaggio. Ma silenziosissimi, entravano e si accoccolavano da una parte, come usano loro, sui talloni, no? Si mettevano sedute, le donne un po' sedute, e ci guardavano fissi. Noi un po' imbarazzati, no? Mangiavamo, dicevamo, ma che c'è questi qui, no? Che vogliono? Non erano minacciosi, per cui stavamo abbastanza tranquilli. E sta gente che entrava dentro, poi erano tutti vestiti bene, perché loro hanno due vestiti, no? Uno per la festa e un altro per tutto il lavoro, tutti pitturati, tutti vestiti, cambiati, carini, seduti e aspettavano. Noi diciamo, boh, ma che cosa aspettano? E ci guardavano. Dico, beh, non hanno mai visto l'uomo bianco in vita loro, figurati, ci mancherebbe, va bene così, noi sorridiamo, facciamo le cose. Ma tutto in assoluto silenzio. Poi noi diciamo, vabbè, mo dobbiamo andare a dormire. Cioè, insomma, se ne vanno, la prima sera se ne vanno. La cosa si ripete la seconda sera, di nuovo, fino a che uno ci dice, guarda, che hanno capito che voi ci avete una macchina, quindi hanno il computer, praticamente. E c'è uno che dice che si è visto la foto, se l'è vista dentro il computer. E allora, siccome c'erano dei personaggi che ci stavano accompagnando in giro, no? Perché lì non puoi girare da solo, ti sparano. E dice, vogliono vedere le foto. Allora abbiamo capito che aspettavano il cinema, praticamente. Per cui, la sera dopo, boom, si riaprono le porte, tutti che entrano, ma il paese intero, da quello più vecchio a quello più giovane, tutti seduti così. Al che prendiamo il computer, lo apriamo, e la scena è stata una scena da brivido, bellissima, perché ci avevamo quello che mandava avanti le diapositive, cioè le diapositive, insomma, le foto sul computer, e dietro il villaggio che si accalcava dietro, ma sempre in maniera molto educata, molto rispettosa,
E tu che? Oh! Ah! Si davano di gomito perché riconoscevano il tipo dentro le foto o quell'altro ed erano di una contentezza. E la scena era veramente surreale perché c'erano i Buddha tutti colorati, tutti dorati con le luci. Noi seduti da una parte, questo che mandava le foto e il paese intero che applaudiva. Faceva e questo è successo tutte le sere che noi stavamo lì. Arrivavano e volevano vedere il cinema praticamente. Come fai a non innamorarti di sta gente? Come fai a non dire no, non te lo faccio vedere perché sto stanco, perché ho altre cose da fare? Non esiste. Ti metti lì e fai quello che devi fare, quello che è giusto fare per questa gente. Poi è chiaro che abbiamo lasciato i soldi per la ricostruzione della scuola con un rito che è durato 2 ore, bellissimo il rito che è durato 2 ore perché noi abbiamo raccolto, abbiamo fatto la colletta, gli abbiamo regalato praticamente il mondo. Loro facevano, no, una, ne facevano 20 di scuole, facevano proprio un'università in quel posto con i soldi che gli abbiamo lasciato perché c'era stato il terremoto che aveva distrutto tutto. E allora la scena era questa: tutti seduti, tutti belli in gingheri, noi, tono che parlava in, allora, in italiano, diceva ok, dammi soldi a noi. Poi parlava in inglese. Il nostro traduttore traduceva in miammarese praticamente al capo del villaggio, il quale capo del villaggio dal Myanmar traduceva in dialetto del luogo. E quindi dice, questi sono i soldi per la scuola. E continuava. E questo si ripeteva al contrario, per cui c'era quelli del villaggio che facevano grazie per i soldi in dialetto, tradotto in Myanmar, tradotto in inglese, tradotto in italiano. È una cosa fantastica. Allora, il problema è che noi cerchiamo di andare in posti inesplorati. No? Perché solo lì ci riusciamo a trovare le grotte che ci interessano. E spesso e volentieri, per arrivare all'imbocco della grotta, bisogna fare dei numeri spesso un po' strani, diciamo, un po' da. Che adesso come adesso, per esempio, farebbero inorridire la gente del soccorso oppure gli elicotteristi. Noi abbiamo fatto delle cose con degli elicotteristi in giro per il mondo che veramente è da film, ma non perché volevamo farlo, cioè noi non siamo i Rambo della situazione, no? I Rambetti che vanno, si attaccano sotto gli elicotteri, ma non ci penso neanche. Io vorrei arrivare davanti all'imbocco della grotta in macchina, scendo, mi vesto e dentro in grotta. Questo in tutti i posti del mondo, purtroppo non può essere così. Mi ricordo ancora una volta, allora, 2 o 3 spedizioni per arrivare al famoso ombelico del mondo, no? L'ombelico del mondo è il posto più lontano da mamma in cui io sia mai stato, mi piace ricordarlo così, cioè un buco in mezzo alla giungla nella selva delle Okote. La selva delle Okote ha una sinistra particolarità, è un carrel continuo. Per cui noi per 2 o 3 spedizioni abbiamo fallito l'intento di arrivare perché arrivavamo da una strada dove noi facevamo 500 metri in linea d'aria al giorno, senza possibilità di mettere tende, senza possibilità di mettere amache, non c'era un metro in paro manco se ti ammazzavi, no? Neanche a pagarlo oro. Quindi un giorno, cioè un anno, Tullio Bernabei, che è l'organizzatore per eccellenza. Se voi volete sapere come si organizza una spedizione, dovete chiedere a Tullio, su questo non c'è dubbio. Riesce a rimediare un elicottero con un elicotterista militare, non privato. E montiamo su questo elicottero e decidiamo che io e Tono, De Vivo, ci caleremo praticamente in mezzo alla giungla, da questo elicottero. Nei prossimità proprio dell'ombelico, per cui con le cartine alla mano, tutto sto elicottero, via parte, arriviamo sopra. L'elicotterista militare giovane non si fida assolutamente a scendere neanche in prossimità degli alberi.
ma ad un'altezza stratosferica, penso un centinaio, 100, 120 metri da terra, dice: ok, scendete. Siccome scendiamo, per cui facciamo un ragno all'interno dell'elicottero, scende prima Tono, l'elicottero in hovering fermo, e lui si cala giù da 120, 100 metri di altezza, lo vedo sparire giù e si ficca poi in mezzo agli alberi. Sono alberi alti 30-50 metri, questi alberi, per cui cosa pericolosissima. Qualsiasi cosa succeda all'elicottero che sbanda o scarrella, lui rimane impigliato, l'elicottero va giù e siamo morti tutti. Per cui poi con la radio mi dà il via a me, scendo anche io, scendiamo giù, sganciamo, diamo il via, loro recuperano tutto, recuperano la corda e se ne vanno e ci lasciano in mezzo alla giungla, da soli, io e lui, senza tende, senza niente, cioè tanto il giorno dopo li veniamo a riprendere. Errore fatale. Noi arriviamo all'ingresso dell'ombelico, scendiamo il primo scarupo, il primo pozzettino. Guardiamo che si sì, continua, cioè sentiamo il rumore dell'acqua, ritorniamo e facciamo il campo. Ora non vi sto a raccontare la notte, un incubo pieno di rumori, de cose, zanzare a non finire, una cosa mostruosa. Il giorno dopo torna l'elicottero, ma non riesce a scendere. Allora se ne rivà. Ci comunicano che cercheranno di tornare con uno attaccato sotto, per cui tornano con Ugo Vacca appeso sotto l'elicottero a un'ottantina di metri sotto l'elicottero, penzoloni, e cercano di calarlo. Noi già tutti imbragati con i moschettoni, le fettucce in mano, no? Cerchiamo di raggiungerlo, no? Scendi ancora. A 10 metri da noi vediamo che c'è troppo vento, l'elicotterista non se la sente di fare gli ultimi 15 metri. E lo vediamo che se ne va e lui ci saluta. Il problema qual è stato? È stato che entrava il norte è un vento tipo il nostro maestrale, dura 3 giorni. Quindi significava che loro il giorno dopo facevano l'ultimo tentativo e poi ci avrebbero abbandonato lì, praticamente. Noi non avevamo cibo, l'acqua stava finendo, per cui abbiamo passato tutto un giorno e tutta un'altra notte con questo incubo, no? Per fortuna poi si sono ripresentati, hanno fatto un baricentro sotto l'elicottero di un 120 metri, mi sembra, di corda, con attaccato dei bidoni pieni d'acqua per farli per pesanti. Sono arrivati a noi, ci siamo attaccati al volo e ci ha portato via, praticamente. E ci ha scorrazzato per non so, un quarto d'ora, mi sembra, 20 minuti in mezzo alla giungla, attaccati sotto l'elicottero a fare questi numeri da circo. Ora, di questi numeri ne abbiamo fatti non si sa quanto, ma non perché imposti, no? No, non perché li volevamo fare, che bello, andiamo sotto le. No, è perché o si faceva così o non si faceva proprio. Per cui è giusto l'incoscienza di quegli anni ci ha fatto fare queste cose. Noi eravamo preparati, eravamo bravi, eravamo tecnicamente forti, ma eravamo incoscienti, incoscienti tanto. Adesso fare una cosa del genere. Non lo so, non lo so se è una cosa ancora possibile. Forse sì, forse no, non lo so. Sta di fatto che, tornando alla tua domanda, da quella famosa sera alla pizzeria dell'Ardito, a Piazza Navigatori a Roma, dove abbiamo fondato la Venta, ad adesso di cose ne sono cambiate tante. Per fortuna l'amicizia profonda, ci ha fatto superare dissidi, ha fatto superare contrasti, ci ha fatto superare tante cose che sono successe. Il tempo ha fatto il suo lavoro, devo dire, ha fatto il suo lavoro. In fondo 35 anni di speleologia, non solo in giro per il mondo, ma anche in Italia, 35-40 anni, con le stesse, col nocciolo duro, insomma, le stesse persone, è una cosa notevole, devo dire. E abbiamo lasciato amici, ne abbiamo incontrati tanti altri che vengono con noi e stanno con noi perché hanno lo stesso spirito, hanno lo stesso spirito di avventura, di conoscenza, di libertà, quando stai in quei posti accanto al fuoco e la sera vedi che l'amico tuo davanti gli brillano gli occhi.
come diciamo noi. Ebbè, ecco, mi piacerebbe continuare a vedere la gente a cui brillano gli occhi quando sta in quel posto, perché ma ammazza che bello, che bella cosa che stiamo a fare, ma stiamo facendo una bella cosa perché è bella in sé e la rende ancora più bella l'amicizia che c'è. Questo filo, proprio l'altro ieri stavo guardando un filmatino della prima discesa del Rio La Venta, no? Nel 90. Tre canotti, sei personaggi veramente incredibili che hanno sceso Rio La Venta senza sapere minimamente su ogni curva che cosa succedeva. Adesso lo scendi e è una passeggiata di salute, si sa che cosa si va a fare, ma quel giorno, quell'anno, non si sapeva nulla, era un Terna all'otto. Ogni curva, ogni ansa poteva essere l'ultima. No, noi siamo entrati nel Rio La Venta e non sapevamo se uscivamo e quando uscivamo. Non potevamo tornare indietro, quello era sicuro. Quando siamo arrivati al grande traforo, in quell'acqua placida, no? Lenta, per cui mi ricordo ancora era sera. Per cui questi pareti alte 600 metri, 600-700 metri di parete, a un certo punto giriamo l'ansa e ci troviamo questo traforo, cioè il fiume entrava dentro il traforo, un traforo alto 80-90 metri. E mo' ci siamo fermati, ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto: ma che facciamo? Entriamo in grotta col canottino, col rischio che c'è una cascata, un pozzo, che ne so, ma cioè veramente. Il cuore ti faceva andare a 2000 e se non si può continuare, se non si può continuare, siamo rovinati perché non saliamo 600 metri di parete in mezzo alla giungla per poi arrivare dove. Per cui immaginati questo peso, no? E quando ti volti e vedi in fascia l'amico che ride, no? E dice: dai, andiamo! Come per dire, e ormai siamo qui, che dobbiamo fare? E ti rassicura con quella risata, ti rassicura con quegli occhi brillanti che dicono: porca miseria. Andiamo nel traforo, dai, dai, come se fosse il tunnel dell'amore a Luna Park. Tu dici: guardi, io sono con una manica di deficienti, andiamo nel traforo. E siamo entrati con circospezione e abbiamo visto che poi continuava e vabbè, la storia ha continuato. Ma è questa la cosa bella. La cosa bella è che tu te giri e vedi un deficiente come te che gli ridono gli occhi e ti dice: andiamo a vedere. E forse è questa la cosa che ci ha sempre accomunato, questo spirito un po', come diceva, chi è che lo diceva, una canzone bella, ma Paolo Conte: siamo adulti, giochiamo da professionisti. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionisti. Ok, Gaetano, grazie mille per le tue parole, per i tuoi ricordi. Ricordo anche io a tutti quanti che questi podcast come gli altri si possono ascoltare direttamente sul nostro sito e sui nostri canali social. E direi che per il momento è tutto e ci aggiorniamo per i prossimi. Ciao Gaetano e ciao a tutti. Ciao Tommy, grazie. Ciao.